Con il DEF 2015 il governo agirà per sostenere la ripresa economica evitando aumenti del prelievo fiscale e rilanciando gli investimenti. Il rapporto debito pubblico-PIL viene collocato su un percorso di riduzione, in linea con la regola europea del debito, consolidando così la fiducia dei mercati e riducendo la spesa per interessi. Nell'insieme il DEF conferma un netto cambiamento di marcia instaurato dal governo nella situazione economica e finanziaria del Paese, e imposta una politica economica a supporto di una crescita più sostenuta nel triennio successivo. L'azione di questo governo è rafforzata e non certo indebolita dall'esistenza di una finestra di opportunità, costituita da un quadro esterno ed interno favorevole, di cui occorre capitalizzare i benefici nel lungo termine. Le nuove condizioni di contesto costituiscono inoltre un terreno più favorevole per il dispiegarsi degli effetti delle riforme strutturali. Nel corso degli ultimi mesi, come dicevo, si è manifestato un deciso miglioramento del contesto macroeconomico, caratterizzato dalla riduzione del prezzo del petrolio, dal deprezzamento del tasso di cambio e dal graduale dispiegarsi degli effetti del quantitative easing sui tassi di interesse e sui mercati finanziari. Il DEF prende atto del contesto più favorevole che determinerà nel corso dei prossimi anni una ripresa più rapida e una maggiore crescita rispetto a quanto previsto. Si prevede una crescita del prodotto interno lordo di 0,7 punti percentuali nel 2015 e per i due anni successivi di 1,4 e 1,5 punti percentuali rispettivamente. Le previsioni per il 2015 sono da ritenersi prudenziali. I segnali relativi ai primi mesi di quest'anno sono incoraggianti. In marzo il clima di fiducia dei consumatori è aumentato per il terzo mese consecutivo, mentre l'indicatore composito sulla fiducia delle imprese è salito al livello massimo dal 2008, con miglioramenti diffusi a tutti i principali settori di attività.